Vai. Siamo stamani qua nel quartiere della Leccia con un gazebo per incontrare i cittadini per delle segnalazioni riguardo le problematiche del quartiere. Ci poi muoveremo, faremo una passeggiata verso il quartiere della Scopaia, quindi sono due quartieri che molto per quanto simili hanno anche problematiche differenti. I cittadini si stanno già affacciando per dare delle segnalazioni su un modulo cartaceo, altri ci hanno accompagnato proprio a vedere, toccare con mano alcune criticità dall'asfalto, alcuni punti che viene a mancare, alcuni marciapiedi dissestati, sono questioni che ovviamente problemi di tutti i giorni, e quindi chiaramente da una parte come forza politica vogliamo anche capire ovviamente quali siano le soluzioni, questo screening nei quartieri ci serve in generale per comprendere quale sia l'azione più efficace, quali siano le priorità, chiaramente soprattutto questo è un momento d'estate, probabilmente la gente anche si sofferma di più anche fuori il gazebo, perché comunque il clima è piacevole, però comunque al di là di tutto è importante soprattutto di prevenire determinati problemi. Abbiamo visto problemi nei mesi scorsi sul verde, che chiaramente abbiamo avuto una primavera particolarmente calda e umida, chiaramente però questa cosa qui ha creato tutta una serie di problemi. In generale bisogna avere, per quanto riguarda la Leccia e la Scopaia, che sono quartieri dal punto di vista della popolazione molto importante per quanto riguarda la città di Livorno, quindi il fatto di essere presente qua è ascoltare. Chiaramente questa cosa qua ovviamente è un'azione sicuramente politica che arriva in una fase a un anno del mandato, il che non vuol dire fare misure a spot, non ci interessa, anzi semmai nell'idea di una programmazione anche del prossimo programma elettorale, capire quali siano le priorità avvertite dai cittadini.